Abbiamo finalmente i nomi delle due finaliste di questa Final Eight LBA. Sarà il turno di Bologna e Brescia, che domani si affronteranno proprio qui al PalaAlpitour. Ma per commentare la giornata di oggi e l'evento in generale abbiamo Edoardo Casalone. Buonasera Edoardo. Ciao, buonasera. Raccontaci un po' le tue impressioni su questo match che si è concluso adesso. Ma è stata una partita alla fine a senso unico nel punteggio sicuramente. Brescia è stata molto brava a incanalare la partita già da subito, approcciando molto bene, un po' quello che è successo anche ieri nella partita con Milano, chiaramente, scusate, un paio di giorni fa la partita con Milano, chiaramente con Milano poi Milano per roster, per talento è riuscita a tornare sotto, Pesaro stasera non è più riuscita a tornare a contatto, per cui credo che in questo momento Brescia sia una delle squadre che sta esprimendo la miglior pallacanestro sicuramente di quelle viste qua in campo. Nella giornata di oggi anche la Virtus ha vinto con una prestazione netta e un risultato piuttosto netto. Ti aspettavi due partite del genere? Ma allora, sicuramente no. La prima semifinale era una partita, secondo me, sulla carta molto combattuta. Virtus aveva perso con Tortona in campionato, aveva perso l'anno scorso, per cui è chiaro che è scesa in campo sicuramente molto concentrata, non ha preso sotto gamba per niente la partita, e quando succede così, Virtus è una squadra che ha un roster tale per cui, e non lo dico io, lo dice il fatto che gioca in Eurolega, tale per cui poi affrontarla diventa molto complicata. Ha approcciato anche loro, hanno approcciato la partita in maniera perfetta e quindi poi c'è stato veramente poco da fare per Tortona. Quindi quel risultato lì chiaramente non era pronosticabile. Questa partita qua invece si viveva un po', secondo me, di entusiasmo, di emozioni, e quindi poi alla fine il fatto di puntare a una finale, a qualcosa che poteva spingere una delle squadre, Brescia si è fatta trovare più pronta. Quindi ora ti chiediamo, chi è la favorita secondo te per questa finale? Ma sicuramente sulla carta Virtus Bologna è la favorita, a Torino però lo stanno bene, poi quando si arriva con l'entusiasmo di aver buttato fuori una grande come Milano, si gioca una finale partita secca, si può vincere un trofeo, per cui credo che poi domani potrà venire fuori una bella partita. Questo evento è giunto quasi al termine, raccontaci un po' le tue impressioni. Ma bellissimo, con il pubblico super, oggi palazzetto strapieno, veramente bello vedere a Torino tanta gente così a vedere la pallacanestro. Domani di nuovo ci sarà tutto esaurito, per cui è chiaro che sarà di nuovo un bello spettacolo nello spettacolo. Tu però sei impegnato con la nazionale, quali sono i prossimi impegni dei nostri azzurri? Allora, ci raduniamo a partire da lunedì e poi abbiamo due partite per la qualificazione mondiale, giochiamo a Livorno contro l'Ucraina e poi voliamo in Spagna per giocare l'ultima del girone qualificazione. Abbiamo diramato le convocazioni giusto ieri, abbiamo inserito nuovi giocatori che vestiranno per la prima volta la maglia azzurra della Nazionale A, sarà anche l'occasione per allargare la famiglia, per vedere nuovi ragazzi che hanno voglia di esprimersi con la maglia azzurra, per cui credo che sarà di nuovo un bel appuntamento. Livorno tutto esaurito, per cui siamo contentissimi, ci saranno più di 7.000 persone al palazzetto a vedere la partita, per cui siamo molto contenti. Uno di questi ragazzi è un ex Torino, Alessandro Cappelletti, possiamo dirlo? No, beh sì, ormai è ufficiale, assolutamente, ci sarà anche Ale tra i convocati, lui è proprio uno di quelli che esordirà con la maglia azzurra Nazionale A, per cui siamo contenti. Grazie Edoardo, ci sentiamo presto per tutti gli aggiornamenti. Thank you.